con Cristian Mottillo, Comitato Festa in onore di Santa Cristina. Tante giornate dedicate alla Santa e ai tanti fedeli che non solo sono qui proprio di Sepino, ma vengono da ogni parte del mondo. Perché sappiamo che Sepino nel mondo è davvero una realtà e in qualche modo anche la tua esperienza personale può essere legata a questo tipo di migrazione. Sì, c'è da dire che Sepino vanta la prima festa dell'emigrante in tutto il Molise quando nel 1903, se non sbaglio, il comitato decise di prolungare ulteriormente i festeggiamenti di un giorno in quel periodo e dedicare appunto questo terzo giorno di festa allora, perché oggi sono ben 6 giorni di festa. Quest'anno il comitato ha deciso di aggiungerne un altro ancora, il 26. Dicevo allora, in quel giorno si dedica tutta l'attenzione ai tanti sepinesi all'estero e in Italia anche. La mia... Parliamo della festa dell'emigrante. Sì, è un rituale molto semplice, intorno alle 11 c'è una sacra messa dedicata appunto a loro e successivamente c'è un pranzo che riunisce tutti loro in un unico luogo per, come dire, rivivere le emozioni di un tempo. Tanti sono nati anche all'estero, quindi a Sepino ci sono stati o per la prima volta o ne hanno sentito solo parlare, quindi per loro è un'esperienza unica e rara. Ho avuto modo anche di parlare con tanti ragazzi canadesi in questi giorni. Per loro è un paese da favola questo, loro vengono veramente da realtà molto molto diverse e hanno nella loro testa, come dire, gli è stato inculcato questo culto di Santa Cristina dai nonni, magari dai genitori e vedevo proprio l'emozione nei loro occhi, quindi questo mi riempie di gioia da sepinese verace, è un orgoglio per me. Quindi funziona anche con te quando sei fuori all'estero per lavoro, Sì. te la porti sempre un po' dentro. È incredibile come la vita sia imprevedibile e come cambi così in fretta. Quest'anno mi ritrovo anch'io dall'altra sponda, da essere emigrato all'estero purtroppo per lavoro e quindi quando sono tornato quest'anno è stata una bella emozione e fino a 2 anni fa non mi sarei mai aspettato di essere, come dire, così, un emigrante particolare, però ovviamente ho prenotato le mie ferie da 6 mesi. Non In questo potevo. periodo era Sì, non immancabile. potevo, non potevo. Non mi interessa del mare, non mi interessa nulla. Ogni sepinese ha in mente tutto l'anno solo Santa Cristina e Sepino. Ebbene amici, eccoci qui nella bellissima piazza di Sepino. Tantissime persone intervenute in questa edizione, in questi festeggiamenti in onore della Santa. Abbiamo alle nostre spalle le bande che continuano a suonare, lo faranno fino a tarda notte, ma qui abbiamo degli amici che vengono appunto da fuori, sepinesi nel mondo, come ci diceva Christian poco fa. Allora, Christian, presentaci questi due giovani. Loro di dove sono? Where are you from? Vancouver. 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 How are you? Do you like Sepino? Yes. Very much. Ok, chiediamo l'ausilio di Christian per le traduzioni, noi lo sappiamo ovviamente, ma insomma così partecipiamo un po' tutti. Allora, Christian, chiedi loro come mai sono qui, se hanno appunto i parenti qui a Yes. Sepino. Explain us why you are here. Why, what is the connections? Yeah. Why Sepino? For Santa Cristina. But do you have some relatives His here? her father's parents and relatives grew up here, so they're from Sepino. Yeah. Che hanno detto Christian? Hanno detto che prima di tutto sono qui per Santa Cristina, come vi dicevo ieri. Vedete, è una testimonianza reale quella che vi ho detto. E anche perché il suo padre è nato e cresciuto a Sepino e poi è emigrato in Canada. Come avete trovato Sepino e l'accoglienza dei sepinesi? How do you like Sepino? And mostly, how do you like Sepinesi? It's great. It's The great, people yeah. are really friendly. It's really nice. Ok. Dicono che sono molto socievoli e sono veramente contenti dell'accoglienza riservata. Stiamo con la signora Antonietta, Nica, Andrina e Miriam. allora, voi di dove siete, signora Antonietta? Originale di Mirabello Sannitico, ma sono 57 anni che sto a Brooklyn. Brooklyn, e quindi è venuta qui in onore di Santa Cristina questa sera? Sì.
Sì. Quindi lei conosce i festeggiamenti in onore di questa santa? No. Chi ti ha portato qua? Questa signora. Lei di dov'è, Nicandrina? Mirabello Sannitico. Però con Sepino perché sono un'insegnante e vengo spesso qui a Sepino. Come avete trovato questi festeggiamenti? È bello, fa ricordare i vecchi tempi, perché in America naturalmente questo non c'è, quindi... Allora, voi di dove siete? Io Napoli. E io di Roma. Come mai da queste parti, belle signore? Beh, abbiamo i parenti qua e quindi veniamo ogni anno comunque per Santa Cristina. Sono di qua. Ah, quindi siete originari di queste zone? Sì, mia nonna era di qua. Quindi in onore di Santa Cristina è sempre una tradizione rientrare? Sì. È sempre bello e piacevole, poi a parte rincontrare tutti gli amici, i parenti, insomma, e vivere comunque questa atmosfera che c'è qui in paese. Come avete trovato la festa quest'anno? Molto bella, anche il clima direi che è perfetto dopo il caldo che abbiamo sofferto in questi giorni. Quindi no. Vi tratterete ancora? Sì, io tutto il mese. È tipico, voglio dire, dopo il mare si sta qua in montagna. E allora, buona permanenza. Grazie, molto gentile. Buonasera, come sta andando la serata? Bene, bene, tutto bene. Voi di dove siete? Di Caivano, provincia di Napoli. Come mai da queste parti qui a Santa Cristina in onore dei festeggiamenti? Veniamo ogni anno perché qua abbiamo la casa. Proprio qui a Sepino? Sì, a Sepino e veniamo proprio in occasione della festa di Santa Cristina. Come avete trovato quest'anno i festeggiamenti? Bene, abbastanza bene, un bel ambiente, una bella serata. Siamo in compagnia del maestro Paolo Addesso, direttore d'orchestra del Gran Concerto Bandistico Città di Lecce Schipa d'Ascoli, un concerto che è apprezzatissimo dagli abitanti di Sepino e che vi ha visto anche in qualche modo unirvi con l'altra banda nel concertone, questo momento tradizionale che appunto si vive qui nel paese di Sepino. Come vi siete trovati? A Sepino ci siamo trovati benissimo, anzi vorrei congratularmi con il Comitato Festa, con l'organizzazione che ancora tiene viva questa tradizione che è quella dei concerti bandistici, addirittura con due bande musicali di prestigio per quanto riguarda il giorno 24, fatto unico nel Molise perché non esiste più in nessun altro paese del Molise e quindi diamo atto al Comitato Festa Santa Cristina che con il loro sacrificio riesce ancora ad impegnare due grossi concerti bandistici. Ecco, come si riesce all'interno della banda a creare la sinergia giusta per far uscire poi quella melodia che emoziona, che deve emozionare poi il pubblico che è lì sotto e che insomma è lì ad ascoltarvi? Beh, diciamo che si viene a creare la magia, a un certo momento si viene a creare quel quid che non conosciamo neanche noi. Ci si arriva però un po' alla volta attraverso il sacrificio, attraverso il lavoro, attraverso le prove. Questo però non basta, poi ci vuole quel feeling, quella telepatia. Dicevo un grande maestro del passato, la direzione d'orchestra è la prova evidente che la telepatia esiste. Per cui poi dobbiamo andare oltre il nostro lavoro, dobbiamo andare oltre il sacrificio che abbiamo fatto durante le prove per l'assemblaggio e cercare un attimino quella magia che rende unica ogni sera l'interpretazione. Noi ogni serata ci sottoponiamo a un esame, come diceva il grande Edoardo, gli esami non finiscono mai e noi ci sottoponiamo agli esami ogni sera. Ecco, avete un tour già prestabilito in qualche data importante, in qualche evento insomma, a cui tenete particolarmente riferire? No, abbiamo un tour pieno fino a fine ottobre. In Molise abbiamo anche degli appuntamenti per il 2018, per il 25 e 26 luglio 2018 saremo a Campolieto in Molise e qualche altro appuntamento il 15 luglio a Guglionesi, sto parlando del 2018 chiaramente, e altri appuntamenti. Abbiamo già il calendario già stabilito anche per il 2018. Bene, grazie maestro. Allora noi verremo a scovarvi lì dove andrete. Buona serata.
Siamo con Andrea Ferrante, coordinatore del Comitato Festa Santa Cristina, in questa edizione 2017 ricca di gente, ricca di programmazione, non solo legata a questa giornata nello specifico, ma anche nei prossimi giorni, una giornata che ha visto Sepino unirsi sempre sotto la fede e sotto Santa Cristina. Sì, davvero è stata una bellissima giornata che solo ora si avvia alla conclusione. Questa mattina le cerimonie sono state aperte con la solenne messa delle 11. Abbiamo avuto l'onore di avere padre Giancarlo, vescovo di Campobasso Boiano. Abbiamo fatto la breve processione e poi alle 18.45 il famoso concertone. Sepino è l'unico paese in Molise che conserva la tradizione bandistica doppia, due bande che insieme alla lapide dei caduti con l'inno nazionale rendono omaggio ai caduti. Alle mie spalle stanno ancora suonando, c'è tanta gente e quindi ci aspettiamo davvero ancora tanta altra gente nei prossimi giorni. Una programmazione ricca per questi 6 giorni, non solo per questa giornata nello specifico, ma anche nei prossimi, davvero tanta programmazione. Sì, abbiamo iniziato venerdì con la Sagra del Pesce, con gli amici di Termoli dell'OP San Basso, poi c'è stata sabato la Sagra Rappresentazione dei Martiri e il 23 e il 24 luglio sono le giornate tradizionali. Il 25 luglio è la prima giornata della festa dell'emigrante, quindi faremo la messa con i nostri emigranti, il pranzo e in serata i fuochi pirotecnici, condizioni meteo permettendo. E poi avremo il grande evento di questa festa, il 26. E mercoledì chiuderemo i festeggiamenti con l'unico concerto in Molise di Gabri Ponte, quindi vi aspettiamo davvero numerosi, l'ingresso è gratuito, quindi venite a Sepino. Bene amici, siamo con Generosa Tiberio, una componente del Comitato Festa di Santa Cristina che in questa giornata ci ha condotto tra i protagonisti appunto dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona. Dunque Generosa, un appuntamento importante che vede appunto i sepinesi riunirsi per questa occasione. Sì, infatti è forse uno degli appuntamenti più importanti dell'anno e infatti vorrei ringraziare tutti i membri del comitato per il grandissimo lavoro che svolgono nella riuscita di questa festa e soprattutto da membro del comitato spero di aver fatto cosa gradita per il pubblico di Telemolise. Assolutamente sì, perché Generosa ci ha condotto per mano in questa giornata, in questa avventura. Ebbene, insieme a lei dunque vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti, potrete infatti seguirci sul canale 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 880 per tutti gli amici di Roma e Lazio, Molise Mio, canale tematico sul 212 e infine potrete rivedere le nostre puntate sul sito internet www.telemolise.com. Da Barbara Fino e Generosa Tiberio è tutto, grazie, alla prossima!